Ciao amici, oggi vi porto un nuovo video, un po' diverso perché vi faccio vedere un video che ho fatto insieme ad un mio amico di cui abbiamo fatto insieme un'operazione immobiliare e ho reso l'abitazione di cui ho acquistato, l'ho resa smart per una questione soprattutto di rivendita o soprattutto di affitto, dopo vedremo quello che faremo su quell'appartamento, però vi voglio spiegare quello che ho fatto in quell'appartamento. Quindi adesso parte, vi presento il mio amico Francesco e mi raccomando, lascia un like, iscrivetevi al canale, sia il mio che il suo, perché anche lui è un canale YouTube sui social, potete contattarlo tranquillamente come me e ci vediamo tutto il video. Vai! Ciao ragazzi, oggi un video diverso dal solito perché andremo a vedere un appartamento recentemente acquistato da un mio cliente che tra l'altro ha un canale YouTube che si chiama Il Tecnico Digitale e ci spiegherà come rendere l'appartamento più smart. Seguitemi. Ragazzi, lui è Andrea Lanciotti. Oltre che un mio caro amico, recentemente ha acquistato, come dicevo, questo appartamento e adesso ci spiegherà nel dettaglio quali possono essere quelle modifiche da apportare per migliorare l'efficienza sia energetica che gli sprechi in un appartamento, rendendolo anche più smart. Ciao a tutti, benvenuti in questo appartamento. Questo appartamento diciamo che è di una grandezza di 45 metri quadri, quindi andiamo a vedere come illuminare il meglio possibile l'appartamento. Da un'illuminazione che era centrale, abbiamo creato un effetto che viene direttamente dal soffitto, mettendo questa velina qui sopra a striscia LED e abbiamo messo un'altra luce LED sopra la cucina. Poi abbiamo ripitturato da capo tutto l'appartamento, mettendo anche dei prodotti che profumano l'ambiente. Ci sono dei prodotti particolari, soprattutto per la muffa, ma anche e soprattutto per far respirare le mura. Facendo respirare le mura, cosa abbiamo? Abbiamo un effetto soprattutto per la parte del riscaldamento, perché questo riscaldamento è solo dagli split, che significa che non abbiamo il gas, abbiamo solo la corrente. Poi stiamo montando questi apparecchietti sono domotici e regolano la casa in modo molto conveniente. Che significa questo? Che vi mantengono la casa. Che vi mantengono la casa in modo corretto, caldo e senza sprechi, senza consumi. Dei risparmiatori energetici che metteremo sulle prese della cucina. Questi accessori si accenderanno e spegneranno e vedranno anche i consumi. Nei bagni abbiamo solo dato una raffrescata e abbiamo riguardato tutte le luci interne per dare un ambiente più caloroso. Adesso vi faccio vedere come rendere una camera da letto in maniera molto molto accogliente, perché come vedete non ci sono finestre e solo pareti. Abbiamo dato un colore, come vedete, unico alla casa. Abbiamo scelto questo colore grigio, tostra, quello che sia. E abbiamo dato uno sfondo per dare una profondità. Siccome questo è un appartamento che è stato predisposto soprattutto per gli affitti, abbiamo messo un armadio a vista e una camera da letto essenziale. Allora, come potete vedere, la casa è stata tutta quanta riammodernata. Come avete visto durante il video, ci sono le foto di com'era l'appartamento. Ma come abbiamo portato queste modifiche? Il mio consiglio è di contattare un home stager che vi fa un check-up della casa, vi dice come mettere le luci, come mettere i colori, come recuperare i mobili. Infatti, abbiamo recuperato dall'appartamento precedente la cucina, cambiando solo gli elettrodomestici. Abbiamo recuperato le sedie mettendo un tavolino nuovo bianco da IKEA. E adesso stiamo anche recuperando il divano, perché ci sono dei prodotti, come vedete,
stiamo adesso si sta ancora asciugando, ci sono dei prodotti particolari che rivitalizzano il divano. Ma queste cose me le ha dette l'home stager. E niente, per questo video è tutto. Spero di fare altri video su nuovi appartamenti, sicuramente con me e Francesco. Eccoci. Per nuove operazioni immobiliari, speriamo di farle ancora sempre di più e ci vediamo ai prossimi video. Mi raccomando, seguite i canali di Francesco, il mio canale YouTube e vedrete che ci saranno grandi novità. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti e Francesco Palestini. Ciao! Ciao.